Siamo le tue ali, Confindustria Lecco-Sondrio presenta una nuova campagna di comunicazione volta alla riscoperta dei valori fondanti dell'associazione, l'orgoglio di essere imprenditori e di essere associati a Confindustria. La campagna realizzata con l'agenzia Ligas di Lanei di Milano è stata sviluppata grazie alla disponibilità di alcuni imprenditori associati che hanno prestato volto e voce. Le interviste sono disponibili sul sito completamente rivisto di Confindustria Lecco-Sondrio, ma il progetto ha previsto l'introduzione anche di social network con LinkedIn oltre a YouTube. Prevista inoltre anche la realizzazione di affissioni. Confindustria Lecco-Sondrio lancia la campagna Siamo le tue ali. In cosa consiste e quali sono gli obiettivi? Beh, l'avevo detto nella mia assemblea, era il fatto di essere un'associazione nuova, un'associazione che ha voglia di essere protagonista. Mettere le tue ali cosa significa? Che insieme possiamo contare tanto e possiamo veramente volare in alto. Quindi vogliamo che per i nostri associati Confindustria sia realmente la propria casa, riscoprire i valori fondanti per cui Confindustria tanti anni fa, 70 anni fa è stata costituita, in una veste più moderna, una veste dove l'imprenditore è protagonista e dove insieme, consapevolmente, raggiungeremo sicuramente traguardi veramente importanti. Una campagna di comunicazione fatta su più media. Fatta in collaborazione con Ligas, una società importante, cui abbiamo sviluppato più punti, dalle interviste dirette ai nostri associati, al nuovo sito che sarà veramente interattivo, veloce da consultare e moderno, quindi una campagna a 360 gradi che ci permetterà di essere protagonisti anche dello sviluppo del territorio. Vogliamo comunicare che Confindustria c'è, che Confindustria è la loro casa, che Confindustria è un punto di ritrovo, di riferimento sia per le nostre imprese che per il territorio. Se tutti insieme veramente crediamo in questi obiettivi, voleremo sicuramente tutti più in alto. Sono Alessia Brisa, ho 18 anni e ho vinto una borsa di studio creata da Confindustria Lecco-Sondrio in collaborazione con Intercultura, che mi ha permesso di passare un periodo di studio in Canada. In Canada ho avuto la possibilità di frequentare un corso di studio in una classe in cui c'erano alunni provenienti da tutto il mondo e questa è un'opportunità che in Italia non avevo mai avuto e secondo me è stato molto interessante e molto positivo per quanto riguarda l'apprendimento della lingua inglese. Gli obiettivi di questa campagna sono rendere sempre più solido il rapporto tra associazione e imprese e soprattutto, come ha accennato il Presidente, ridare quel senso di orgoglio e di appartenenza che è, come dire, uno dei tratti distintivi della nostra associazione, che ha una lunga storia, anche una lunga storia di battaglie e di prese di posizione per la tutela dello sviluppo del sistema industriale e manifatturiero. Come è stato realizzare questa campagna? Ma è stata un'esperienza molto interessante, sicuramente un approccio anche abbastanza innovativo per le associazioni come le nostre. Lavorare con dei professionisti di livello internazionale è stato un momento anche di crescita per la struttura. Visto che il nostro lavoro tutti i giorni è appunto al fianco delle imprese, a supporto delle imprese, un lavoro che quindi noi dobbiamo necessariamente svolgere con una grande passione, ci piace anche un po' immaginare che sia anche uno spot al nostro lavoro. Il processo di selezione è stato abbastanza lungo, alla fine il Consiglio di Presidenza si è orientato su Ligas & Lanei, che devo dire insomma hanno dimostrato naturalmente quello che ci aspettavamo, stante il livello dei professionisti che sono. Sono Mario Moro, amministratore di Pensa SRL. La nostra azienda fa parte di Confindustria da alcuni anni. In primo luogo Confindustria per me rappresenta un punto d'incontro dove poter discutere con altri imprenditori sulle varie tematiche aziendali e in secondo luogo uno strumento di supporto in quanto ci fornisce numerosi servizi. Sono Aristide Stucchi, presidente del gruppo Stucchi, associato a Confindustria dal 1945. Per me Confindustria rappresenta un luogo di amici dove potermi confrontare costantemente sulle tematiche relative alle nostre aziende. Un'azienda come la nostra, che ha oltre 70 anni di storia, il rapporto con Confindustria si è evoluto negli anni. È passato da un partner con cui occuparsi di aspetti salariali e contrattuali a un partner che ci aiuta sistematicamente ad approcciare il mercato nazionale e internazionale. La nostra è una realtà presente sui mercati internazionali da anni. Esportiamo più del 50% dagli inizi degli anni 50 e siamo arrivati a sorpassare l'80% del fatturato in export.
A Confindustria chiediamo un approccio sistemico che ci aiuti ad affrontare il mercato nazionale e soprattutto quello internazionale. Nei momenti di crisi Confindustria è stata al fianco delle aziende medio-piccole che si sono trovate per la prima volta a affrontare momenti di difficoltà ed è riuscita insieme a loro a trovare delle soluzioni che potessero essere in grado di avere il minor impatto possibile sulla collettività ma di salvaguardare allo stesso tempo il tessuto industriale. Com'è nata questa campagna? Quali sono gli obiettivi e qual è il concetto che c'è dietro? L'obiettivo era quello di riportare un attimino l'attenzione sul territorio dell'associazione nei confronti degli imprenditori stessi e anche in modo più allargato del territorio. L'idea è molto semplice, l'abbiamo parlato prima, è sostanzialmente di riportare al centro dell'attività dei Confindustria, o meglio, già lo è, ma ovviamente promuovere questa centralità dell'uomo, l'uomo che fa impresa, l'uomo imprenditore, l'uomo che per poter spiccare il volo, per poter realizzare i propri sogni imprenditoriali, per dar vita a progetti, quindi a delle attività, sostanzialmente bisogna di un supporto e il partner ideale per l'impresa è ovviamente da sempre Confindustria. Quindi Leali, metafora semplice, metafora speriamo efficace, per raccontare appunto questo supporto che la nostra associazione territoriale dà alla propria impresa. E dare supporto alla propria impresa vuol dire dare supporto al proprio territorio, ai giovani, all'occupazione, in una sorta di circolo virtuoso a tutto quello che è anche, diciamo, il tessuto sociale. Avete intervistato degli imprenditori lecchesi e sondriesi. Com'è stato il confronto con loro? Che idee sono emerse? Sembrano persone schive e di fatto poi di fronte a una telecamera nasce la voglia di raccontarsi, quindi è sempre un po' lì, bisogna, come dire, andare un pochino oltre a quella difficoltà iniziale del video, della telecamera, ma il racconto è poi una cosa che coinvolge, perché dietro ogni uomo, ogni storia, ogni impresa c'è tanto da dire, tanto da raccontare ed emergono questi grandi sogni che sono stati fatti con la propria azienda, con il desiderio di crescere, il desiderio e anche le difficoltà che sono state create. È stato molto interessante proprio perché dietro questi uomini, magari anche un pochino schivi, in realtà si nascondono delle storie assolutamente curiosi, imprevisti e assolutamente da raccontare. Io sono Plinio Agostoni, vicepresidente di ICAM, Industria Cioccolato e Affini Morbegno, azienda nata nel 1946. Il vero valore aggiunto di Confindustria è la sua storia, cioè la storia di un'associazione che da sempre ha difeso, sviluppato, promosso la cultura d'impresa in un paese, l'Italia, che non sempre è stato recettivo di questo tipo di valore. Dico valore non solo per le imprese, ma per il bene comune, in quanto la cultura d'impresa serve non solo alle imprese, ma a creare una società attenta allo sviluppo, al miglioramento, al mettersi in gioco, a creare insomma un bene comune. Confindustria Lecco-Sondrio è molto sensibile al tema educazione nel rapporto quindi con le scuole. Promuove stage, progetti, bandi, oltre che aver fatto recentemente la fondazione Badoni per la promozione della cultura tecnica e ancora più recentemente la fondazione ITS per lo sviluppo della cultura agroalimentare. Questo è anche un catalizzatore perché le singole aziende poi si muovono nella stessa direzione. Credo che ci sia anche spazio per migliorare questo tipo di interazione fra imprese e scuole, soprattutto dando più spazio alle scuole libere che sono più propense ad una collaborazione fruttifera. Sono Stefano Fumagalli, sono membro del Consiglio di Amministrazione di Novaresina S.p.A. Novaresina è associata a Confindustria da circa 10 anni. E Confindustria per noi è un luogo dove poter incontrare altri imprenditori, dialogare, confrontarci con loro e imparare dalle 1000 esperienze che ogni imprenditore porta nella nostra associazione. In un mondo, in un mercato sempre più pervaso dalla tecnologia e dall'innovazione, Confindustria è un partner indispensabile perché consente agli imprenditori e alle imprese di accedere a un mondo di informazioni vastissimo e soprattutto di conoscere le esperienze di altre imprese e altri imprenditori che hanno avuto accesso a questo mondo così tecnologico e così innovativo. Novaresina abbraccia le nuove tecnologie e l'innovazione costantemente per vincere la sfida in un mercato sempre più competitivo e sempre più difficile da affrontare. Stefano Fumagalli, imprenditore, uno dei volti di questa campagna, com'è stato partecipare alla realizzazione di questi video? Beh, è stato per prima cosa una cosa molto divertente, è stato bello vedere che cosa c'è dietro a un set fotografico, conoscere la squadra e le tante persone che si sono adoperate per riuscire in questo progetto. Questa campagna ha un significato molto profondo perché
Confindustria è un'associazione che ha dei valori molto profondi, ha una storia di lunga data, ma è giusto raccontare anche con un modo innovativo, con una campagna più innovativa, raccontare questi valori e questa storia e far capire che dietro un'associazione ci sono anche delle persone, quindi far parte di Confindustria significa anche confrontarsi con delle persone che possono darti una grande, grande mano nel fare l'attività d'impresa. Confindustria da tempo affianca i giovani delle scuole e delle università verso il mondo del lavoro. È fondamentale questo supporto per trasferire ai giovani la cultura d'impresa e prepararli ad entrare in un mondo del lavoro molto, molto difficoltoso. I giovani sono il nostro futuro e soprattutto nel mercato tessile, che ha un grande deficit di giovani, è importante che arrivino ragazzi preparati e pronti per affrontare le sfide di ogni giorno. Confindustria è anche le mie ali perché è un partner forte, di grande esperienza e sempre un passo avanti.